qua qui stiamo discutendo su delle informazioni mezze, parziali, eccetera, eccetera, sarebbe opportuno buttare fuori tutti i dati possibili e immaginabili che riguardano queste cose, ma i dati grezzi, in modo che anche il cittadino possa farsi della mano. Il cittadino, diciamo, me, che io magari quei numeri riesco a manovrare, sarebbe opportuno rendere disponibili tutte queste informazioni. Attualmente non c'è proprio tutto, onestamente non può dire che c'è tutto. Tutti i dati sull'inquinamento, sulle misurazioni non ci sono, io non li ho trovati. Se ci sono, le ha messe recentemente sul sito, sul portale. Sono tre relazioni di ANAP? No, le relazioni sono una cosa, io voglio i dati grezzi. I numeri? I numeri. Io vorrei i dati grezzi. A me le relazioni mi interessano naturalmente, ma sono già delle conclusioni rispetto a dei dati grezzi che io vorrei ottenere, perché vorrei avere il diritto di lavorarci sopra, se permette. Altra cosa interessante per lei, leggerò l'articolo, sicuramente non lo conoscevo, spero che abbiate rispettato le normative europee per i metodi di misura, nel senso che i metodi di misura sono molto specificati bene, per cui i misuratori vanno messi a una certa distanza dalla strada, eccetera, eccetera, quindi spero che poi nell'articolo si possa evincere questa cosa. L'ultima cosa sulle patologie, le ultime due cose, ma riguardano più che altro quello che devo dire. Patologie aumentate, che diceva lei, vediamo un secondo adesso rispetto all'inquinamento, e secondo me il discorso che molti ho sentito, i pro, stanno cercando di spostare la motivazione di area C sulla riduzione del traffico, naturalmente si chiama congestion charges, non a caso, cercando di diminuire un pochettino il peso del vantaggio o lo svantaggio in termini di inquinamento. Perché? Perché non so se sapete, ma il codice della strada specifica che è possibile fare le ZTL nei centri cittadini solo a fronte di emergenze inquinanti. Solo. Perché se l'emergenza dell'inquinamento non c'è, la ZTL si configura semplicemente come un pedaggio. E il pedaggio deve essere regolamentato dallo Stato e non dal Comune di Milano o chi per esso. Vediamo un secondo i dati che vi faccio vedere. Volevo partire da un contesto storico, poi sui dettagli magari ne parlerà Enrico. I dati, io mi baso sui dati dell'ARPA, li scarico abbastanza frequentemente e quindi più o meno lavoro su quelli, poi se ci sono altre fonti dati tramite guadagnato ben venga. Gli inquinanti che vengono monitorati anche da normativa europea sono quelli che vedete, cioè benzene, ossido d'azoto, eccetera, eccetera. Per ogni inquinante esistono dei metodi di misura standardizzati e delle soglie che vanno rispettate, che tipicamente sono soglie in termini di media giornaliera, picchi, chi più ne ha più ne mette, cioè, ogni inquinante ha delle metodi di valutazione della soglia diversi. Facciamo un piccolo quadro, questi sono grafici pubblicati direttamente dall'ARPA. Benzene, se vedete il benzene a partire dal fine degli anni 90 è ampiamente sotto soglia, da un bel po' di anni. C'è qualche picco oltre, comunque la mediana deve essere minore di 5, ma come potete vedere anche a occhio, se volete facciamo i conti, ma il benzene è ampiamente sotto soglia da anni. Diossido di azoto, soglia oraria 200. Se vedete, il 200 è stato raggiunto una sola volta nell'87-88, okay, quindi tipicamente è dagli anni 90 che il diossido di azoto è sotto soglia. Qui se volete vedere un dettaglio, questo è un taglio giornaliero, per cui quelle prima erano medie, questo è un giornaliero, per cui si vede che ogni tanto c'è qualche picco che va sopra soglia, ma mediamente siamo ampiamente sotto. Sarò molto veloce. Queste sono le polveri sottili. Allora, a un certo punto si è passati dalla misurazione dei polveri totali sospese a le singole categorie, cioè PM10, 2,5, 20, eccetera. Se vedete, la soglia che ho citato lì è la soglia per le polveri sottili PM10. Negli anni 70 eravamo ampiamente sopra, man mano si è scesi, e intorno al 90-95 si è cominciata una certa stabilizzazione che continua tuttora. Se vedete il grafico è molto altalenante per il semplice fatto che questo è il dettaglio sui dati che ho elaborato io,
Se vedete, 2008 gennaio, 2008 luglio, 2009 gennaio, no, gennaio luglio, se vedete l'andamento è periodico, è molto regolare, sale in inverno, scende in estate. Quindi, tipicamente, perché poi abbiamo i problemi di, diciamo anche mediatici, di abbiamo superato già il 35esimo giorno, perché tipicamente a gennaio e febbraio li abbiamo fatti fuori questi giorni di superamento, ma poi non c'è più questo trend durante tutto il resto dei mesi. Andiamo all'ozono, soglia mai superata, ok? Da quando ci sono disponibili i dati. Questo è il dettaglio dell'ozono, infatti se vedete è sempre sotto soglia, il taglio giornaliero, tranne il picco, ma potrebbe essere un picco dovuto a difetti di misura, perché è un picco così alto e così singolo che statisticamente di solito quei dati lì non sono nemmeno presi in considerazione. Passiamo al monossido di carbonio, soglia 10, mai raggiunta dalla serie dati disponibili. Diossido di zolfo, qui spero che non mi facciate commentare questo schema, ok? Perché la soglia non è mai stata praticamente raggiunta a partire dal, so, dagli anni 80 in poi. Ergo, la mia conclusione è che l'inquinamento è sostanzialmente, questo è ovviamente provocatorio, un falso problema, nel senso che è sì un qualcosa che dobbiamo in qualche modo tenere in considerazione, ma è sostanzialmente non un'emergenza. Ci sono dei superamenti, ci mancherebbe, ok? Le polveri sottili danno dei problemi, sicuramente, però sostanzialmente non siamo in una situazione di emergenza. Se non siamo in una situazione di emergenza, la motivazione della salute per l'area C crolla, per quel che mi riguarda. Ci sono anche delle considerazioni anche metodologiche, nel senso che nel corso degli anni hanno cambiato i metodi di misura e non hanno aggiornato le soglie, oppure hanno cambiato le soglie senza aggiornare i metodi di misura, eccetera, eccetera. E c'è il fattore fondo che fra un po' vi dico. Vediamo nell'area C. Qui l'avete detto già, sono contento che i fautori dell'area C si stiano preparando agli attacchi che arrivano dall'esterno, cioè dicendo: no, abbiamo notato che effettivamente non c'è questo grande vantaggio di inquinamento. E infatti, se vedete, quello è l'anno prima con l'anno dopo, le curve sono pressoché identiche, non sono proprio identiche, perché ci sono fattori comunque esterni, vento, pioggia, chi più ne ha più ne metta, causano una grande variabilità in questi valori. La cosa interessante è che se guardate queste due figure, soprattutto quella di destra, dove forse ho il dettaglio di qua, eccola qua, questo è 2013, quindi sono i 2 mesi di adesso, poi ne parlerà Enrico magari un pochino più dettagliatamente. Questo grafico che vedete è la sovrapposizione di tutte le centraline di Milano, vedete, Verdire Senato, Città Studi di Juvara, eccetera. Il limite è quello lì, a 50, ci sono i superamenti, ci mancherebbe, no? Se notate una cosa interessante è che non c'è nessuna differenza tra dentro e fuori area C, ma questo l'ha detto correttamente qualcuno di voi e prendo atto che anche voi avete preso atto che non ci sono differenze sull'area C. Allora qualcuno ha parlato di black carbon, se non ricordo male, dopo torno sul fondo naturale. Qualcuno ha parlato di black carbon, anche qui giustamente credo lei ha detto che il black carbon di per sé non ha un valore soglia, e infatti sono contento di sapere che questo che avevo citato io un po' di mesi fa è attualmente un dato di fatto, cioè che in sé il black carbon non ha significanza in termini di valore soglia, perché il valore soglia che viene specificato come pericoloso per l'uomo è circa 350 volte sopra la soglia, cioè sopra il livello misurato in questo momento a Milano. Okay, quindi di per sé il black carbon non è un pericolo, perché dovrebbe essere 350 volte più alto per essere un pericolo. Come dice il signore, non mi ricordo il nome, è un indicatore di un qualcos'altro. Andrò a leggere l'articolo e mi farò una cultura. Torno indietro un secondo. C'è il problema del fondo naturale. Le normative europee, quelle più aggiornate, specificano che nelle misurazioni va scorporato il fondo naturale, cioè è necessario avere delle centraline di riferimento, tipicamente cioè, diciamo, fuori influenza traffico urbano, eccetera, eccetera, impianti industriali, eccetera, eccetera, e è opportuno e obbligatorio scorporare questo fondo naturale dalle misurazioni che vengono fatte, per esempio, in città.
Ho chiesto all'ARPA, ho mandato una becca all'ARPA, mi hanno risposto ufficialmente, mi hanno confermato che loro non scorporano il fondo naturale. E il fondo naturale per le polveri sottili è questo qui, sono quei grafici che hanno opportunamente fatto sparire dal sito dopo che io glielo ho chiesto, ma io avevo salvato la pagina per fortuna. Gli ordini di grandezza del fondo naturale sono delle decine di microgrammi per metro cubo, cioè se noi sottraessimo, anzi, cosa che non facciamo, il fondo naturale dalle misurazioni attuali, saremmo sempre sotto soglia, sempre, ok? Ultima cosa interessante, questa mi è capitata l'altro giorno, poi sono andato a vedere i dati e effettivamente capita abbastanza spesso. Non so se notate, guardate queste due misure, sono di mercoledì queste qua, il PM10 è 30, il PM2,5 è 31. Ci vedete qualcosa di strano? Chi è che nota qualcosa di strano? Il PM2,5 non può essere. Non può essere superiore, perché? Perché il PM10 misura la quantità di particelle inferiori a 10 micrometri, giusto, nell'aria. Quindi include per forza il PM2,5, quindi se la misura del PM2,5 è maggiore del PM10, c'è qualcosa che non va nei dati, ma pesantemente che non va nei dati. E non solo, sono andato a vedere indietro i dati, ci sono spesso situazioni di questo genere, tipo una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni c'è un dato di questo genere, ma andrò a fare delle analisi statistiche a questo punto. Normalmente il PM2,5 da letteratura, poi magari mi confermi lei oppure no, dovrebbe stare circa sul 70% del PM10, è sensato? Corretto. Se vai a vedere... No, non è detto, può darsi che cambi da zona a zona, sicuramente. Dipende dall'estate, inverno, dalla zona, da... Perfetto, ci sarà una profilazione per zona. Vede molto grosso. Ho trovato 70 in letteratura, ma se poi non è vero, meglio, perché mancherebbe. Può variare anche al 99%. Può va bene, farò un'analisi. La differenza di quel dato è il solo del luogo sperimentale della misura. Sappiamo tutti che sono luogo sperimentale. Ma siccome questi dati non vengono... Acqua. Siccome questi dati, siccome questi dati dovrebbero essere validati, ed è un dato pubblico ufficiale, sinceramente vorrei che ci fosse qualcuno che guarda questi dati e dice no, c'è qualcosa che non va, almeno non pubblichiamo, ok? Ok. Ecco, grazie, perfetto. Ho finito. Molte grazie. Allora andiamo avanti.